Vuoi diventare un maestro della tastiera della chitarra e riuscire ad improvvisare nelle diverse posizioni? Allora continua a guardare. Ciao e benvenuto a questo video. Oggi voglio mostrarti come imparare le scale su tutta quanta la tastiera. Ci sono un paio di cose che ti permetteranno, un paio di tecniche che ti permetteranno di assimilare bene le scale, riuscire a suonarle in tutta quanta la tastiera. Una di queste è conoscere bene la tastiera della chitarra, quindi dove sono le note. Questo è un passo alquanto importante e alquanto semplice, permettimi di dire, ho creato un video tutorial che puoi andare a controllare e quel video ti permetterà di imparare velocemente dove sono tutte quante le note sulla tastiera. Quindi vai a dare un'occhiata. In questo video invece ti mostrerò le 5 diteggiature tradizionali che vengono a essere utilizzate e insegnate per poter suonare la stessa scala in diverse posizioni della tastiera e poi praticamente coprire tutto quanto il manico della chitarra. Ci sono diverse diteggiature di scale in giro, per esempio uno può trovare. Ecco, queste diteggiature, per esempio, sono alquanto belle da utilizzare per alcuni generi musicali, ma non sono proprio le più semplici perché hanno un'apertura alare quasi interessante, ok? Quindi preferisco insegnare soprattutto ai principianti le diteggiature tradizionali, okay? Le 5 diteggiature tradizionali, come questa qui, che ha radice sulla sesta corda e che può essere spostata in diverse posizioni. Abbiamo 5 diteggiature come queste e ho anche preparato un libretto delle scale che puoi andare a scaricare gratuitamente iscrivendoti alla mia masterclass gratuita. Sono 4 ore di video lezione, c'è il link qui, è gratuito, quindi se vuoi imparare, questo qui è il posto giusto, vai a iscriverti lì e così avrai anche il PDF e puoi controllare le diteggiature che insegno. Allora, come funziona qui? Guardiamo la prima diteggiatura adesso e poi guarderemo alle altre. Praticamente abbiamo il secondo dito che parte dalla radice della scala. In questo caso suoniamo la scala di Sol. Le altre dita sono un dito per tasto, la maggior parte delle volte suoniamo in questo modo. Quindi questa qui è, diciamo, la posizione corretta. Partiamo dal terzo tasto, in questo caso, adesso chiamerò i tasti, quindi 3, 5, 2, 3. 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 3, 5, 2, 3, 5. Come puoi sentire, vuole andare lì sul Sol a risolvere lì. Questa qui è l'idea principale. E adesso puoi scegliere di spostare questa stessa identica diteggiatura su un'altra nota, per esempio sul quinto tasto lì c'è un La e questa sarà adesso la scala di La maggiore o di Do sull'ottavo tasto. Perché? Perché questa sequenza è simmetrica e quindi la relazione che c'è tra le diverse note suonate e la radice è proporzionalmente identica. Anche se le note sono diverse, però la relazione alla tonica è sempre identica. E quindi ecco come si suonano facilmente le scale sulla chitarra. Non devi necessariamente sapere tutte quante le note, ma già conoscendo questi box, queste diteggiature, puoi iniziare a suonare le diteggiature delle scale. Ovviamente conoscere le note che stai suonando è ancora meglio. Okay. Per questo ti ho consigliato quel video per imparare le diteggiature. Adesso andiamo a guardare alla seconda diteggiatura della scala di Sol. Parte dalla seconda nota della scala, quindi da questa qui, e ci andremo lì con il primo dito e questa volta suoniamo 5, 7, 8, 5. Poi suoniamo il 7 con il mignolino questa volta, mentre avevamo le dita un dito per tasto e quindi abbiamo suonato in questo modo correttamente. Qui dobbiamo andare con il mignolino perché? Perché ci stiamo spostando un tasto indietro con il primo dito. Adesso suoneremo sulla quarta corda il quinto
4, 5, 7, 4, 5, 7, poi ci spostiamo un tasto in avanti, 5, 7, 8, 5, 7, 8. E come puoi sentire, vuole andare a risolvere sul sol. Perché? Perché quella lì è la tonica. Un altro punto di riferimento è questo sol qui. Quindi se conosci le ottave, sai che deve andare due corde più in alto e due tasti avanti, e trovi l'ottava della nota di partenza sulla quarta corda adesso, e quello lì è un altro sol. Quindi è un'altra conferma che siamo nel posto giusto. La terza diteggiatura parte dalla terza nota della scala, quindi sol, la, si in questo caso, e anche qui abbiamo un dito per tasto, e come punto di riferimento abbiamo questo sol qui sulla quinta corda. Ok, quindi con il mignolino suoniamo adesso la radice della scala lì, quindi lì è il nostro punto di riferimento. Quindi ovviamente anche questo può essere spostato su qualsiasi nota, questo qui è un Mi, e se suoniamo la diteggiatura quella lì diventerà la scala di Mi maggiore. Okay. Sono semplicemente diversi modi di suonare le stesse note. Allora, qui che cosa succede? Partiamo con il primo tasto, il primo dito, scusa, settimo, ottavo, decimo tasto, 7, 9, 10, 7, 9, 10, 7, 9, 7, 8, 10, 7, 8, 10. E come vedi, vuole andare a risolvere proprio su quel sol. La quarta diteggiatura, adesso iniziamo con il secondo dito sopra, anzi sotto, la corda di sotto, la corda più bassa rispetto alla radice della quinta corda. Quindi questo qui è un sol, partiamo adesso dal decimo tasto della sesta corda. E questo sol è il nostro punto di riferimento. E anche questa volta andiamo con un dito per tasto, partendo dal nono tasto in questo caso, come primo dito, ma partiamo dal decimo. Okay? Quindi 10, 12, 9, 10, 12, 9, 10, 12, 9, 11, 12, 9, scusa, 10, 12, 13, 10, 12. Ed infine l'ultima diteggiatura avrà di nuovo il sol sulla sesta corda come radice, soltanto che lo suoniamo questa volta qui in alto. Quindi questo qui è il sol, andiamo con il mignolino lì, mettiamo un dito per tasto ed iniziamo dal primo dito, quindi in questo caso dodicesimo tasto. 12, 14, 15, 12, 14, 15, 12, 14 con il mignolino, poi andiamo indietro. 11, 12, 14, 12, 13, 15, 12, 14, 15. Ok, ovviamente potremmo suonarla anche qui in basso, ma in questo caso, in quanto c'è l'undicesimo tasto che non è possibile perché quella nota manca. Ok, però se fossimo in La potremmo suonare la scala di La maggiore così. Questo è quanto, vai a scaricare il libretto delle scale e non dimenticarti di controllare i video suggeriti. Se queste lezioni ti stanno aiutando, like and share, se hai delle domande o suggerimenti lascia un commento. Grazie per l'ascolto, a presto.